Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti in questo video recensione. Un video recensione di prodotti di skincare che ho utilizzato nell'ultimo lungo periodo. Dovevo registrare questo video diverse settimane fa. Ho avuto degli impedimenti tecnici, praticamente non avevo più memorie da poter utilizzare, si erano rovinati i circuiti, non andava più praticamente. Io ero convinta che fosse la macchinetta fotografica che utilizzo, invece era la memoria. È arrivata la memoria, speriamo bene. Allora, il primo prodotto di cui voglio parlare è questo balsamo labbra all'arancia speziata della Kiotis Paris. È della linea Aroma Soldiers. È un prodotto da 4,8 ml di questo bell'arancione giallognolo e ha un profumo molto chimico rispetto agli altri prodotti della linea aromaterapia di Kiotis Paris. Ha un profumo molto falso che non eguaglia i suoi fratelli importanti come possono essere bagnoschiuma, creme, eccetera. Ha un effetto meno realistico e quindi il suo principio di aromaterapia va un po' a perdersi, però come balsamo labbra è perfetto. In questo periodo che utilizziamo mascherine, eccetera, lascia veramente le labbra morbidissime, le idrata, le protegge, mi piace molto. Secondo prodotto di cui voglio parlare è questa crema contorno occhi della Nonique al bio burro di mango della linea energizzante. Ha un profumo molto fresco ed energico, come ovviamente come il mango, ed è molto molto idratante. Si stende e viene dopo poco assorbito dalla pelle, si riescono a fare tutti i tipi di massaggino che si desiderano, però ha questo effetto molto nutriente, rimpolpante che mi piace tantissimo come prodotto notturno, quindi più come un prodotto di skincare notturna che è come un prodotto di skincare diurna. Però il fatto che è al burro di mango aiuta anche a svegliare l'occhio un po' addormentato del mattino, e sotto questo punto di vista mi piace tantissimo come prodotto diurno. Credo che sia un prodotto perfetto di giorno e di notte. Pensavo mi piacerebbe averne uno un pochino meno burroso al sapore e al gusto di mango per il giorno, con questa bellissima fragranza fresca, e uno completamente in odore, bello forte, strong di idratazione per la notte, di modo tale che non mi diano fastidio le fragranze durante il riposo. Qua hanno voluto un po' matchare, un po' unire i due meccanismi, ma toppando secondo me il principio. Se è un burro energico, come se si contraddicesse un pochino nei termini. Però anche è vero che su un contorno occhi molto disidratato, un burro di questo genere messo di mattina spiana completamente le rughette, idrata la zona e il trucco poi dopo viene molto 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 più facile da fare. Sul mio contorno occhi, che non è così disidratato, è leggermente segnato dall'età, comunque ho 36 anni, ho diverse lineette di espressione in questa zona. L'idratazione data dal burro la preferisco in nottata. Non ve la faccio vedere sulla mano la cremina perché praticamente è terminato. La sto utilizzando veramente da un bel po'. Questa è la confezione interna. Questo è il beccuccio. Ah no, ce ne sta un pochino. E questa è la cremina. Ed è veramente molto 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 soffice come consistenza. Il profumo mi piace anche abbastanza. Terzo prodotto è questo prodotto della Yves Rocher della linea Elixir Jeunesse.
Non ve lo leggo in francese, ve lo leggo in italiano. Riparazione più antinquinamento, maschera flash ossigenante, estratto super concentrato da foglia per tutti i tipi di pelle. Rinforza la pelle e la purifica dagli agenti inquinanti. 4 brevetti antietà. Applicare la sua texture fresca 2 volte a settimana. Ho uno strato generoso sul viso, lasciare in posa 5-10 minuti e poi rimuovere l'eccedenza con l'aiuto di un dischetto di cotone. Estratto super concentrato da foglia, brevetti depositati in Francia, estrazione 100% naturale, formula contenente più del 91% di ingredienti di origine naturale, cartone proveniente da foreste gestite responsabilmente senza oli minerali, silicone, coloranti e parabeni. Il prodotto è da 75 ml, fu un regalo di compleanno, dell'ultimo compleanno, che ho passato in quarantena. Vi lascio qui il video al mio primo blog, molto, un compleanno un po' particolare. Questa è la confezione, molto morbida. Mi fu regalato da un'amica per il mio compleanno, ci vediamo dopo la quarantena. Questa è la maschera, va messa sulla pelle, non mi ricordo il profumo, l'ho dimenticata perché è un bel po' che non ne faccio, va messa sulla pelle pulita e lasciata in posa, come abbiamo letto, da 5-10 minuti e aiuta a togliere quel senso di grigiore sul volto dato dall'inquinamento, dallo stress, da diversi fattori. Io di solito come lo utilizzo? Dopo aver fatto tutta la mia skin care speciale, ve la faccio vedere in quest'altro video che vi linko, dove faccio vedere tutta la routine speciale con le maschere eccetera, dopo aver fatto sfoliante, maschera all'argilla, metto in posa questa per tutta la giornata. Cerco di fare questo tipo di skin care in una giornata che so che non uscirò di casa e quindi mi posso permettere di tenere sul volto questa maschera per più tempo possibile, praticamente dalla mattina alla sera quando poi mi vado a rilavare il viso, e il giorno dopo ho un volto roseo, bello, liscio, polposo, luminoso, veramente un'eccellente maschera, mi è piaciuta molto. Ci sono altre indicazioni all'interno della confezione, quindi andiamo immediatamente ad aprire questa confezione. Non ci avevo fatto caso, eppure ormai ho questa maschera sulla vanity da un bel po'. Ok, allora, i nostri ricercatori di Cosmétique Végétale hanno selezionato la foglia per le sue eccellenti capacità di resistere alle aggressioni esterne. Il suo estratto super concentrato agisce contro gli agenti che accelerano l'invecchiamento, inquinamento, raggiunvia, affaticamento, stress, rafforzando il sistema di riparazione e antinquinamento della pelle. Immediatamente profondamente purificata, la pelle torna a respirare, la carnagione è più luminosa ed è verissimo, la pelle viene levigata e i segni di affaticamento appaiono ridotti. Veramente un prodotto ottimo, mi sta piacendo tantissimo, grazie per avermelo regalato al compleanno. Poi ora ho una serie di sample, quindi dovremmo andare abbastanza velocemente. Il primo è questo prodotto della Bio Officina Toscana, è un detergente delicato ad azione emolliente per viso, corpo, igiene intima al pH 5. Formulato con tensioattivi di origine vegetale, estratti di finocchio e calendula, è adatto all'igiene quotidiana di tutto il corpo. Svolge una delicata azione lenitiva lasciando un naturale e gradevole profumo. È vero, credo che sia il cetriolo, no, il finocchio, la calendula non so che profumo tenga, però questo profumino mi piace. Allora, io l'ho utilizzato come detergente viso durante una delle mie vacanze di quest'estate
l'ho utilizzato sia come detergente diurno, quindi la mattina dopo la notte, e mi puliva completamente il viso, si toglievano quel senso di unto che lascia ovviamente il sebo si accumula sul viso durante la notte, lo lavavo completamente, e poi lo utilizzavo la sera post struccaggio, quindi dopo aver completamente struccato il mio viso con le salviette, questa è stata in quella vacanza l'opzione risciacquo ed è mi è piaciuta tantissimo. È molto delicata, non brucia gli occhi, fa una leggera schiuma, facilissima da togliere, da eliminare. È un prodotto vegan e anche non testato sugli animali, c'è cioè il coniglietto che zompetta. Mi è piaciuto tantissimo. Poi, provina di Shiseido, la Benefiance Whitening Smooth Cream, in italiano crema levigante, antirughe levigante. Odore neutro, una crema molto corposa. Un pochino pesante per il giorno per il mio tipologia di viso, ma ottima per la sera, anche se l'ho usato pochissimo di sera perché avevo una crema apposita notturna, però come crema diurna utilizzata più o meno nel mese di settembre è stata abbastanza tosta, però ha fatto il suo lavoro, è stata veramente una crema, cioè, a volte quando appena messa mi sentivo un po' così. È una crema probabilmente, forse per la mia tipologia al momento un po' too much, però quello che dice, quello fa, mi sono sentita molto levigata, avevo la pelle morbidissima quando utilizzavo questo tipo di prodotto. Un altro prodotto Shiseido, questo della linea Men, non mi sono fatta spaventare dal fatto che era indicata per uomo questa cosa, la pelle mia è identica, anzi diciamo che più delicata rispetto a quella di un uomo, però le esigenze sono le stesse di idratazione, di nutrimento, antistress, antinquinamento, quindi vabbè, sorvoliamo. Questa è la Total Revitalizer Cream Total Age Defense. Quindi è un trattamento rivitalizzante completo, un piccolo campioncino da 5 ml, me lo sono portato, ne avevo un paio, me lo sono portato in due vacanze differenti. È una crema, vista che è pensata per uomini, molto 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 facile da gestire, mi verrebbe da dire. Appena la metti, fai giusto due massaggi, uno così per tirare su di qua, uno qui. E così la crema è bella che è assorbita, quindi molto facile nella gestione, anche perché sappiamo che i signorini si scocciano di impellettarsi rispetto a noi signorine che preferiamo fare tutti i nostri massaggini, eccetera. Questa è stata molto, molto simpatica da utilizzare sotto questo punto di vista, veramente la stendevi in 3 secondi nano, però non mi è piaciuta abbastanza, nutrito, mi ha protetto, non ha fatto strane reazioni, rivitalizzata nel senso che dava una sferzata di energia per il profumo, non mi ricordo di cos'era, però era molto fresco come effetto. Prima tu vedi se si sente. Sì, molto fresco e energetico, sembra limone, lime o qualcosa del genere, quindi dava una svegliata e mi è piaciuta molto. Ancora una crema, questa volta è dell'Eofidra, sembra un campioncino, è della linea Amido Mio, crema protettiva con filtri solari all'amido di mais, è una crema protettiva emolliente, crema protettiva con amido di riso, emolliente e lenitiva, particolarmente delicata per proteggere la pelle sensibile dai agenti esterni, che possono rivelarsi aggressivi, raggi solari, lavaggi frequenti, eccetera. Contiene filtri UV di tipo fisico che non vengono assorbiti dalla cute. Questo è un cremozzo molto importante, che si stende con un po' di difficoltà.
L'ho utilizzato comunque in un periodo in cui faceva ancora relativamente caldo, quindi a volte quando il caldo era eccessivo me la sputava. Non ho sentito la pelle disidratata, anzi come si dice? Me l'ha nutrita abbastanza bene e mi è piaciuta tantissimo. Per il fatto che abbia dei filtri, non sono segnati che tipi di filtri, quindi io non l'ho mai utilizzata da solo, ma sempre con un filtro, una crema solare. Non mi ricordo quale stavo utilizzando. E in combo sono andate abbastanza bene, non si sono litigate troppo. Comunque è stato un buon cremozzo, quello mi verrebbe a dire proprio un buon cremozzo. Ancora Eufydra, questa della linea Skin Progress System, crema antietà nutrienti per pelli normali e miste. Grazie all'azione del complesso attivo di vitamina B5 e proteine e germe di grano, aiuta a rallentare il processo di invecchiamento innescato dai radicali liberi e aiuta a prevenire la comparsa dei segni del tempo. L'apporto di sostanze nutritive protegge la pelle dall'inaridimento e ne ristabilisce l'equilibrio idrolipidico, aiutando a eliminare le rughe precoci. Questa rispetto all'altra è molto più leggera sul viso, però rimpolpante. La senti proprio che tipo quella di Shiseido. Ti ristabilisce un tono al viso, e lo tiene per più tempo, più ore possibili, ma rispetto a quella dell'Eufydra non ha un'azione così smoothie sul viso, quindi così levigante sul viso, ma se hai piccole imperfezioni al tatto si sentono, però veramente nutriente, ben liftante, mi verrebbe da dire. Anche questa non male. Ultimo prodotto per questo video recensione. Io ho perso la voce, ma forse dopo registrerò qualcosa, non lo so ancora. Un'altra crema. Questa è della IDI So Agen Idratante Crema Viso Pelle Secca. Questa è tipo questa dell'Eofidra, amido mio, un super cremone proprio per le pelli super secche. Io l'ho utilizzata sia di giorno che di notte. Ovviamente di giorno ne mettevo una quantità infinitesimale e riuscivo a idratare completamente il viso e il collo e anche le mani. Di notte ne aggiungevo un pochino di più e la mattina mi svegliavo con una pelle non idratata. Di più. Di più. Veramente eccellente, mi è piaciuta tanto. Ovviamente è indicata per un tipo di pelle che è completamente diversa dalla mia, quindi ho avuto le difficoltà dovute al contrasto della mia pelle che non è per niente secca, a una crema che è per pelli secche. Però di contro mi sono trovata molto bene. La mia pelle era idratata, la mattina dopo non ve lo dico, che ve lo dico a fare, perfetta. Ottima, veramente ottima. Mi è piaciuta. Ok, io direi che quasi quasi registro un altro video. Ci proviamo. Ok, io ora ti saluto, ti ringrazio per avermi guardata. Se ti sono state utili queste recensioni, mi raccomando, metti un pollice in su. Se non vuoi perdere i miei prossimi video, c'è sempre il tastino qui dell'iscrizione, qui nell'ultima schermata o giù nell'info box. Io ripeto, ti ringrazio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!